Indifendibile. Forse ci ricordiamo quando in campagna elettorale il sindaco ammise gli errori della precedente giunta di cui lui faceva parte e si ricandidava come sindaco, no? Chiese scusa ai cittadini e rilanciò una coalizione che prometteva avrebbe ridato di nuovo un volto nuovo a Latina. Beh, tutti ormai si sono accorti che non bastava l'umiltà. Non bastava un mea culpa in campagna elettorale per riacquistare la fiducia dopo aver fatto parte della squadra di un sindaco e che aveva fatto tanti gravi errori. Ci vuole invece una capacità di governare. E questo elemento, quello della capacità di governo, al sindaco è mancato sin dall'inizio. La governabilità è data dai numeri, e lo vediamo, lo vedremo oggi. Dai numeri di un gruppo coeso. Un gruppo di persone che hanno come un unico obiettivo, così auspicano i cittadini, quello di realizzare un progetto sulla città, che i cittadini hanno scelto come proprio futuro, un futuro condiviso. Io sfido chiunque a leggere oggi il programma del sindaco Di Giorgi, Mela Park, casa di vetro, quindi grande trasparenza e possibilità di partecipare alle decisioni da parte dei cittadini, nuovo stadio, nuovo carcere, bilancio partecipato, parco per sport minori e via, cioè sarebbe da leggerlo tutto perché ogni frase ti fa dire ma che hanno fatto? Tutt'altro. Guardiamo alla coesione della squadra. Prima giunta di assessori, sotto scacco dei grandi elettori, ha cambiato idea rispetto ai suoi collaboratori più stretti, quelli della prima giunta, quelli dell'inizio, no? Quindi, assessorato al bilancio e finanze, forse il più pesante, Giuseppe Di Trento, primo assessore al bilancio, avrebbe dovuto poi essere arruolato come city manager, così annunciava, ma non è così. Primo dei mille passi indietro, city manager sarà Giacomo Mignano, a costo zero. Maietta sostituisce Di Trento come assessore al bilancio, prima di vincere le elezioni come deputato alla Camera e prima quindi di dimettersi. Breve interregno di Calvi come assessore al bilancio per poi andare ai servizi sociali, lasciare il posto al tecnico Franca Lancia. Quindi torniamo a settembre 2011, si liquida la prima giunta per rimodularne una seconda e via di seguito. Arriviamo alla sostituzione dell'assessore Fanti, protagonista da tempo immemore della scena politica di Latina, più volte assessore in diversi settori ma piuttosto mal tollerata sia politicamente che negli uffici. Sostituita da Mastro Giacomo, che doveva rappresentare la valorizzazione di una parte politica, quella dell'ex lista Polverini, che si andava sempre più differenziando da sindaco e dal suo operare. E quindi richiedeva di essere più considerata, altrimenti si sarebbe perso il sostegno di questi consiglieri. Pericolo però non scampato, perché dopo pochi mesi l'assessore Mastro Giacomo è stato sostituito da Alessandro Calvi, altro esponente di Forza Italia, per mantenere anche questa volta il sostegno di una parte dei consiglieri della maggioranza, quelli di Forza Italia, se no cadeva di nuovo il governo. L'assessore Sovrani in quota UDC, partito inesistente a Latina, prima mandata via, poi ripresa qualche mese dopo, ma con deleghe ridotte. Poi la nuova giunta, quella della svolta, quella che doveva garantire che non sarebbe mai stato più tirato per la giacchetta, quella che doveva essere totalmente tecnica, ma che poi si è ridotta ad essere tecnica solo per due esponenti, l'assessore all'urbanistica e l'assessore al bilancio. Ne conosciamo tutti l'epilogo. L'ex prefetto La Rosa si dimette, la persona sulla quale forse il sindaco aveva riposto una più grande fiducia, questo è ciò che appariva perlomeno, e certo sperava che come ex prefetto La Rosa potesse garantire una certa immunità rispetto alle storture del settore urbanistica per ripulire, per ripristinare la legittimità degli atti. Ebbene, l'immunità l'ex prefetto l'ha garantita solo a se stesso, uscendo fuori da quello che alla fine aveva capito essere un gioco che non gli apparteneva. E poi ricordiamo il recente passo indietro di tutti gli assessori di Forza Italia e le dimissioni del capo di gabinetto che era stato scelto tra i migliori. Queste le ultime perdite. Allora, tutta questa lunghissima serie è per capire che le deleghe assessorili usate non come luoghi per esercitare le proprie competenze, interessante andare a vedere poi il curriculum di tutti gli assessori, ma come moneta per acquisire sostegno e lealtà politica non funziona. Praticamente una merce di scambio.
uno stato dei fatti davanti al quale il cittadino non può fare che assistere impotente. Questa è la realtà. E si sa che la stragrande maggioranza dei cittadini di Latina non hanno né il tempo né la voglia di seguire queste vicende, che hanno un po' il sapore di una soap opera, difficile da comprendere, a meno che uno non ha un amico tra gli attori principali. Quindi è come iniziare a seguire un film da metà, non si capisce niente. Quindi il cittadino medio, preso dalle sue cose e dai suoi problemi, che cosa fa? Fa un'analisi rispetto unicamente a ciò che vede. Negli ultimi giorni la città è stata piena di sacchi dell'immondizia, c'era questa emergenza, un tavolo per l'emergenza rifiuti che non è stato mai convocato, evidente che fosse semplicemente un escamotage per prendere un po' di tempo. Poi la tassa sui morti. Il cittadino medio si vede arrivare questi bollettini, no? L'abbiamo chiamata la tassa sui morti, poi da giornali apprende che viene sospesa, poi che non si sa, che non si capisce. E poi tutti i soldi buttati per la metro, per Urbania che non onora il suo debito nei nostri confronti e scappa, e il comune sta zitto e non la rincorre. La scuola di Cimarosa, perdiamo i finanziamenti per quella scuola e ce li dobbiamo mettere di tasca nostra. Il raddoppio della ciclabile, non ci vengono più dati i finanziamenti perché sono stati sbagliati il compito, è stato sbagliato il computo delle misure di questa ciclabile. Mancati finanziamenti per le scuole per documentazione incompleta, le innumerevoli indagini giudiziarie e i piani particolareggiati. Noi non molleremo, il sindaco non c'è, ma è come se glielo dicessi, non molleremo. Sulla questione dei piani faremo quanto in nostro potere per continuare a mantenere la legittimità degli atti, e su questo tema in regione noi faremo tutto quello che è nel nostro potere per continuare a vigilare. Perché i tecnici si sono espressi, e questo è un tema che non riguarda solo questioni burocratiche, riguarda proprio la vita dei cittadini nella loro quotidianità. La prima eccezione che fu sollevata fu quella del cimitero, la sollevai io, mi andai a vedere un po' gli atti. Poi come Partito Democratico abbiamo insistito, abbiamo cominciato subito a dire alla fine del 2011, quindi a inizio consiliatura, dobbiamo affrontare questo nodo, ancora oggi questo nodo non è affrontato. O la questione del palazzetto dello sport, anche lì la questione delle utenze doveva essere affrontata, poi le indagini giudiziarie, sono tutte cose che non sono state affrontate immediatamente quando c'è stato l'insediamento di questa amministrazione, ancora oggi sono pendenti e ci fanno spendere un sacco di soldi come collettività, questo è il baratro. E questi sono alcuni dei tantissimi esempi che io sono sicura i miei colleghi continueranno. Delle questioni non definiti, della incapacità di decidere e di prendersi le responsabilità. Questo è il modus operandi di questa amministrazione, salvo poi decidere in 448 ripavimentazione, piste ciclabili, rotonde varie, l'apparenza. La sostanza, i temi caldi, le questioni scottanti sono rimaste tutte lì a pendere come una spada di Damocle sulle teste di tutti noi. E voglio dire che tra le tantissime cose che ho imparato in questi 4 anni c'è questa: mai tentare di vincere le elezioni con chi non condivide il progetto da portare fino in fondo. Perché per gestire le fette di potere, mantenere prerogative e ritagliarsi spazi di interessi particolari, noi diamo spazio a metastasi di un cancro che è quello che fa perdere alla politica la sua credibilità. E fa scegliere alla gente di non andare a votare. Comunica esattamente questo: la politica non è fatta per fare i propri interessi, perché finisce male. Ed è per questo che ritengo non semplicemente inutile la prosecuzione di questa consiliatura, ma dannosa, perché questo immobilismo che conosciamo ormai da troppo tempo significa aprire le porte alla dittatura degli interessi forti, quelli che con i cittadini non hanno niente a che fare.